Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Questa sera vi proponiamo una, come dire, parentesi dal nord-est. Siamo andati a verificare il luogo che è stato colpito da una fortissima tromba d'aria. Siamo in provincia di Venezia, nella parte orientale, il lato di Padova, la località si chiama Fossò. Ne hanno parlato i mass media nazionali, c'è stato molto panico tra la popolazione. Dunque vi faremo vedere queste immagini, qualche intervista, inoltre anche la situazione abbastanza precaria della rete idrica. Ci sono fossati in piena, addirittura nei tombini nascono delle piante, insomma questo poi ce lo dimostrerà Fabrizio Zabeo, che è il rappresentante del Comitato Legati dell'Interveneziano, in modo particolare della località Favaro Veneto, che è stata poi quella maggiormente colpita durante l'alluvione del 2007, del settembre 2007. Dopodiché rimaniamo sempre, diciamo, in zona, in nord-est, un po' più verso, diciamo così, verso la parte est, verso il lato di Trieste, precisamente a Jesolo, perché abbiamo incontrato un nostro amico e collega, mi riferisco a Diego Mancuso, che tutti sapete è un volto noto della televisione di Montepulciano, soprattutto per la presentazione da diversi anni della nota, importante manifestazione folcloristica denominata il Bravio delle Botti, che si tiene ogni anno ad agosto. Dunque, a questo punto non mi resta che dare la linea alla regia, vediamo tutti i nostri servizi. Abito 50 metri Calesete e mi trovavo sotto il mio porticato, un'altra persona, e ho sentito che veniva avanti un rudore come un rumore strano, no? E poi si vedeva anche le lamiere per aria di oggetti e dopo si vedeva questo tornado che andava attorno, proprio l'ho visto proprio fatto come in imbuto. Ma potente, urlava, faceva un rumore proprio, non ho mai visto a 65 anni, mai visto, una roba stranissima. Ululato, un urlo qua, Urlo, urlava, facciamo un terribile, una roba, dopo, volavano. oggetti alti, sastati, chi sa che sa, 200-300 metri. Quanta altezza poteva avere a voi? Non so. Ragazzi, a parte, sta via qua, ora praticamente. Sì, da qua. Ah, se arrivata in da fuori. Qua, ma ha fatto un po' il giro così, capivo. E ora ci spostiamo nella parte più ad est della provincia di Venezia, precisamente a Jesolo, nota città balneare, e incontriamo il nostro collega ed amico Diego Mancuso. Il servizio. Dunque, è inevitabile adesso parlare di casa nostra, di Montepulciano. Quali le prossime iniziative culturali ed artistiche, Diego? Ma dunque, Montepulciano sta festeggiando un grande evento perché dopo l'inaugurazione del 24 aprile è in corso di svolgimento la mostra Macchiaioli a Montepulciano con 70 splendide opere di questo movimento artistico così importante per la Toscana e così significativo. 70 opere, tra cui alcuni autentici capolavori e addirittura alcuni inediti.
e la mostra ha già dato un grande risultato, perché in un mese abbiamo ampiamente superato i 2000 visitatori, che per una realtà tutto sommato piccola e periferica come Montepulciano, almeno rispetto alle grandi direttrici del turismo, è un risultato straordinario. Naturalmente l'obiettivo è quello di incrementare, cercando di sfruttare anche un prevedibile miglioramento delle condizioni meteo, che finora sono state obiettivamente inclementi. Non solo qui a Venezia, insomma. No, no, anche in Toscana, dove anche la temperatura si è mantenuta rigida, fine settimana sempre all'insegna della variabilità se non del maltempo, quindi ovviamente movimento turistico che ne ha risentito. I macchiaioli saranno un po' il fil rouge dell'estate poliziana, cioè ogni manifestazione di Montepulciano farà riferimento a questo appuntamento. Quindi apriremo naturalmente con il Cantiere Internazionale d'Arte, 35esima edizione, dal 15 luglio al 1 agosto, rassegna musicale e non solo, con la formula cantieristica, per cui gli artisti partecipano senza ricevere alcun cachet. Mi sembra un bel modo di rispondere anche alla crisi, ma avendo solo l'ospitalità e il rimborso spese. Poi ci sarà il Bruscello, quest'anno dedicato a San Francesco, manifesto del Bruscello in tema macchiaiolo, e dopo il Bruscello ci immergeremo nel clima entusiasmante del Bravio delle Botti, e il Panno del Bravio sarà dedicato ai macchiaioli. Non saranno solo questi i tre eventi che si riallacceranno alla mostra, ce ne saranno tanti altri creati anche per l'occasione. A settembre, come sempre, grande festival rock ad Acquaviva, Live Rock Festival of Beer, ad ingresso gratuito, uno dei pochi festival nazionali che abbina un programma di altissimo livello qualitativo dal punto di vista musicale, nel genere appunto rock e musica d'autore, con l'ingresso gratuito. Quindi un'estate piena di avvenimenti, Montepulciano si riproporrà un po' come un fulcro artistico-culturale di elevata qualità, come è giusto che sia. Bene, quindi ci vedremo anche presto. Ce lo auguriamo, grazie. Grazie, Diego Mancuso, buon lavoro. Grazie altrettanto. Termina così questo reportage di oggi, il nostro approfondimento giornalistico un po' diverso dal solito. Abbiamo voluto fare questa parentesi nel nord-est, che è stato colpito da questa fortissima tromba d'aria. Ringrazio per la collaborazione Fabrizio Zabeo del Comitato Laganti dell'Inter Veneziano, e ringrazio anche poi per la disponibilità a Diego Mancuso, che spero di ritrovarlo molto presto qui ai nostri microfoni. Trasmissione che poi è anche disponibile all'interno della televisione online di Venezia, diretta dal sottoscritto, pianetaoggi.tv. Quel reportage però è stato fatto in un'altra veste, una versione di edizione speciale del telegiornale. È veramente tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.